saluto Alfredo Luis Somoza, presidente ICE, Istituto Cooperazione Economica Internazionale. Grazie Alfredo per essere con noi. Buongiorno e bentrovato. Ai telespettatori. Buongiorno Alfredo. Allora, intanto parto proprio dalla notizia più recente, più fresca, quella della Fed. Come legge in sovrimpressione, insomma, abbiamo riassunto così: attacca l'inflazione. Ovviamente Jerome Powell ha parlato essenzialmente di questo, inflazione americana oltre il 6%, questo va a incidere direttamente sull'economia reale, sui portafogli delle persone, quindi Powell dice dobbiamo andare in quella direzione, cioè cercare di arginarla più possibile. E ovviamente oggi tocca alla BCE. Intanto ti chiedo un commento rispetto all'atteggiamento di Powell, se vuoi, e ovviamente anche alle decisioni prese che comunque erano già nell'aria. C'è chi mi ha detto che è stato più onesto finalmente Jerome Powell ieri sera. Sei d'accordo? Sì, è stato più onesto sicuramente. Diciamo che dopo quasi 2 anni da Colomba, la banca centrale americana si trasforma in falco. Nel senso che c'è stato un passaggio linguistico ieri importante nelle cose dette da Powell. Lui fino a novembre, quindi fino al mese scorso, definiva l'aumento dei prezzi, l'inflazione, come transitoria, mentre invece ieri ha ribadito il fatto che forse non è così transitoria, quindi l'inflazione, che era stata considerata un'anomalia, se vogliamo, anche in controtendenza rispetto agli ultimi anni, in qualche modo viene assunta come un dato strutturale, anche se va sopra quel magico 2% che è considerato salutare per ogni economia. Quindi è un dato di realtà molto importante, è un dato di realtà che almeno a me fa intuire che gli Stati Uniti cominciano ad avere un quadro un po' più realistico, un po' più, diciamo, concreto di ciò che sarà l'economia dei prossimi tempi, e questo lo dico confrontando con quello che probabilmente oggi verrà fuori dalla BCE, che probabilmente continuerà a temporeggiare, ma gli Stati Uniti è come se avessero avuto l'illuminazione, avessero scoperto dove si sta andando a parare e si cominciano a muovere. Anche l'accelerazione del tapering ce lo dice chiaramente, che loro hanno già in mente lo scenario del 2022, mentre invece da quello che si può capire che succederà oggi con la BCE, per noi ancora è un po' più complicato, ecco, siamo ancora in una fase un po' più, diciamo, di esplorazione di uno scenario per il quale avevamo pochi elementi da analisi in precedenza, ma che ancora non riusciamo a individuare bene tutto. Ecco, certo. Gli Stati Uniti mi sembra siano risvegliati da un lungo sonno. Ecco, sì. E adesso ti chiedo un'altra cosa però degli Stati Uniti. Tu hai detto una cosa altrettanto importante, cioè che forse per la prima volta, cioè hai lasciato intendere una cosa importante, forse per la prima volta vedremo uno scollamento un po' più evidente tra le scelte della Fed e della BCE, nel senso che poi è chiaro che la situazione strutturale dell'America e dell'Europa è sempre stata diversa, quindi non è che le scelte sono andate sempre e comunque nella stessa direzione. Però bene o male sappiamo, no, che le banche centrali tendono ad agire un po' all'unisono, con tutte le dovute differenze. In questo caso noteremo di più uno scollamento tra le due posizioni? Sì, penso di sì, anche perché c'è un altro elemento che non avevo citato, ma che è stato ieri ribadito da Powell, e che non è una variante che nell'Unione Europea incide più di tanto: il concetto di massima occupazione. Cioè, gli Stati Uniti ieri hanno detto chiarissimo che con un'inflazione che ha superato l'obiettivo del 2%, per qualche tempo ovviamente, bisogna mantenere il range fino a quando le pensioni del mercato del lavoro non avranno raggiunto livelli coerenti con la sua valutazione della massima occupazione. E questo è un dato importante, cioè nel senso che ci fa capire che negli Stati Uniti è cambiata musica, lo sappiamo, è cambiata anche linea politica del paese, perché qua siamo abbastanza Keynes, cioè non ci basta la crescita, che è stata vista un po' al ribasso ma poca cosa, non ci basta la crescita, noi vogliamo continuare ad operare anche per in qualche modo incentivare la massima occupazione, che non vuol dire la piena occupazione ma il massimo possibile. Gli Stati Uniti, sappiamo che questo è un tema che viene considerato fortemente per quello che riguarda le previsioni, ma qui ieri è stato messo piuttosto al centro delle politiche economiche l'obiettivo che le politiche, appunto, della banca centrale agevolino l'assunzione e la creazione di lavoro. Ecco, questa credo che resterà una differenza
perché l'Unione Europea e quindi di conseguenza le politiche della BCE, che sono state create e diciamo impostate in momenti in cui la linea economica del mondo era piuttosto univoca sulle questioni monetarie, appunto, e basta. Sì. Ecco, resta abbastanza impermeabile al tema dell'occupazione, che in Europa non c'è poco da ridere su questo tema, forse anche perché in Europa, anche in Italia, diciamo, da quando c'è il reddito di cittadinanza, ma sì, in Europa mediamente ci sono degli strumenti anche importanti per chi perde il lavoro, ma in Europa più il problema si sposta su come sostenere chi ha perso il lavoro piuttosto che agevolare la creazione di lavoro. Ecco, questa resterà una differenza importante con questa nuova rotta della Fed. Peraltro molti americani hanno deciso di incrociare le braccia con quella che è definita Great Resignation, spero di averla pronunciata correttamente, sì, perché un po' hanno paura di ammalarsi, c'è ancora il tema del Covid naturalmente, un po' perché loro, ricordiamo che stanno ricevendo generosi sussidi statali che erano stati decisi, quindi in questo momento preferiscono evidentemente starsene tranquilli. A proposito dei sussidi statali, poi ovviamente se vuoi commentare anche questa presa di posizione da parte di molti americani, lascio a te la parola, però la unisco un po' a quella che è la figura di Biden in questo contesto, perché Biden sta guardando certamente con interesse, ma anche credo con un po' di preoccupazione, questa sfida che era lanciato Powell, perché molti americani danno a lui la colpa di questa impennata dell'inflazione, e infatti il suo consenso è calato molto negli ultimi, insomma, stando agli ultimi sondaggi, naturalmente ci basiamo su quello, e quindi vede, credo, un enorme punto interrogativo per le elezioni di midterm e poi per eventualmente la riconferma alle presidenziali americane. Insomma, ecco, Biden come si inserisce in tutto ciò? Sì, hai detto bene. Biden sta seguendo con preoccupazione questo tema. Ieri sicuramente per lui non sono state ottime notizie quelle che sono arrivate dalla Fed, perché negli Stati Uniti, beh, in qualsiasi posto del mondo, non soltanto negli Stati Uniti, l'inflazione punisce chi governa. Il punto è se lui riuscirà a mantenere alti i livelli di sovvenzione all'economia. Ricordiamo che gli Stati Uniti hanno dei pacchetti, dei maxi pacchetti di aiuti di ogni tipo che sono superiori addirittura a quelli dell'Unione Europea, pur avendo meno abitanti. Quindi ecco, se lui riuscirà a tenere alto, o meglio, se questi pacchetti di iniezione di capitale sull'economia creeranno degli effetti positivi tali da neutralizzare ciò che appunto sappiamo succede con l'inizio dell'inflazione, cioè l'aumento dei prezzi e l'erosione dei salari. Quindi è una sfida contro il tempo rispetto alle elezioni di midterm. Io credo che ancora i danni non ci siano, ovviamente anche perché stiamo parlando di cose che sono state decise molto recentemente, dei danni non ci sono, però a lungo andare, se le sue misure dovessero in qualche modo diciamo favorire l'impresa, ma questo non dovesse avere una ripercussione diretta sui consumi e sull'occupazione, saranno problemi sicuramente. Diciamo che è un problema in prospettiva, al momento non si pone. No, assolutamente no. Allora, quindi andiamo per gradi, Alfredo. Banca Centrale Europea, appunto, Christine Lagarde sarà sicuramente più cauta, l'ha già detto fondamentalmente, ha detto che la Banca Centrale Europea continuerà a accompagnare l'economia, questo vuol dire che continuerà, insomma, a mantenere una politica monetaria accomodante, però secondo te potrebbe cominciare a lasciare intendere che poi con l'inizio del nuovo anno invece la musica potrebbe cambiare? Potrebbe, anche perché a gennaio svaniscono gli effetti della riduzione transitoria dell'IVA tedesco del 2020, e questo sicuramente è un qualcosa che incide, e comincia a esaurirsi anche altri fattori tecnici, e poi tra l'altro capiremo finalmente, perché ancora non si è capito bene, cosa succede con la difficoltà che riguarda i flussi delle forniture. Cioè, noi abbiamo un bel pezzo di industria europea in serie difficoltà, che ha dovuto addirittura mandare in ferie dipendenti, chiudere stabilimenti, parlo sempre del settore automotive, per la mancanza dei microchip, e quindi ecco, abbiamo una serie di incognite in Europa, aggiungo anche il tema energetico. Sì. Le forti tensioni con la Russia, le minacce della Bielorussia, quindi diciamo che c'è un'agenda molto calda in Europa che sta mettendo l'economia in secondo piano. Infatti quello che
se devo usare un aggettivo, è quello di incertezza per quello che verrà detto oggi da Christine Lagarde, nel senso che a differenza della Fed, che come dicevo prima è come se avesse visto la luce e ha detto ok, andiamo lì, ci diamo questi termini, accorciamo l'uscita dalle misure straordinarie, io credo che la BCE temporeggerà, perché noi in Europa non siamo in quella situazione. Ad esempio da noi non sta avvenendo come negli Stati Uniti un forte aumento della domanda. Sì. Anche per gli Stati Uniti, avendo diciamo altre modalità ed essendo un paese, no? A differenza nostra che siamo nemmeno una federazione, quando Biden approva un pacchetto di aiuti, quegli aiuti il giorno dopo sono disponibili. Noi con Next Generation stiamo parlando, ma in Italia non abbiamo ancora visto nulla. Forse la Spagna è l'unico paese che ha ricevuto ancora qualcosa, ma parliamo di tempi biblici rispetto ai tempi degli Stati Uniti. Quindi ecco, diciamo, quella pioggia di denaro che il Next Generation UE ancora non ha sortito gli effetti che dovrebbe sortire per quello che riguarda l'aumento della domanda, per il semplice fatto che ha dei tempi di attuazione e di erogazione che sono molto lunghi. Quindi noi non siamo in quella fase come gli Stati Uniti. Per quello che riguarda l'inflazione, la BCE ha detto in modo molto chiaro che perché cambi l'orientamento della politica monetaria occorrerà che l'inflazione prevista torni stabilmente al 2%, e quindi siamo un po' si naviga a vista sostanzialmente, e ripeto, aggiungo alle cose che ho detto, non tanto le incertezze, perché non ci sono dubbi su molte cose che saranno la linea del nuovo governo, il nuovo esecutivo tedesco, ma siamo in un momento veramente di passaggio, perché noi abbiamo appunto la Germania con un nuovo governo che si è insediato dopo 17 anni di monocolore praticamente, la Francia che va al voto tra pochi mesi in un quadro di totale incertezza, l'Italia che non scherza, noi abbiamo la vicenda del Presidente della Repubblica a gennaio, ma dopo teoricamente in qualsiasi momento si potrebbe andare al voto, quindi sì. le tre grandi potenze, visto che la Gran Bretagna ormai sta per fatti loro, le tre grandi potenze sono un momento di transizione. In più c'è un'agenda internazionale delicatissima che inizia in Australia e nel Pacifico con le alleanze cambiate degli Stati Uniti che hanno tagliato fuori la Francia, poi arrivano alle nostre frontiere coi paesi dell'est, arrivano al Mediterraneo, oggi pare che in Libia doveva esserci le elezioni di tra qualche giorno che dovevano far tornare alla normalità quel paese, saltino. Quindi ecco una situazione a cui in Europa diciamo che continua a prevalere un'emergenza politica. Negli Stati Uniti, finita la tormentata transizione tra Donald Trump e Joe Biden, in questo momento torna a prevalere l'economia. E quindi diciamo che l'attenzione anche della politica sta su, appunto, su come uscire da quello che si è determinato in questo anno e mezzo. In Europa la politica ancora ha delle grane molto più immediate che riguardano altre sfere che non sono quelle economiche. Allora Alfredo, con te volevo parlare anche della situazione della Bank of England, peraltro insomma, protagonista della giornata finanziaria anche oggi. È arrivato una sorta di sollecitazione da parte del Fondo Monetario Internazionale proprio alla Bank of England, cioè sostanzialmente è stato detto di non essere troppo lenta per quanto riguarda il rialzo dei tassi di interesse, perché c'è una situazione sempre che riguarda l'inflazione decisamente preoccupante, perché insomma si pensa che possa raggiungere i massimi di 30 anni, circa il 5,5%. Se parlavamo di un'inflazione americana che è oltre il 6%, insomma allarmante, figuriamoci anche qui, oltre il 5% potrebbe diventare seriamente rischiosa. E quindi, come dire, muovetevi a rialzare i tassi, no? È un po' insomma quello che veniva imputato a Powell, cioè che non avesse agito subito su questo fronte. Ecco, cosa ne pensi? Facciamo anche un po' un check della situazione della Gran Bretagna. È una situazione delicata e giustamente è stato ricordato il tema dell'inflazione, perché rispetto alle previsioni abbiamo già i dati consolidati, nel senso che a novembre l'inflazione è passata al 5,1 e questo è già un dato consolidato rispetto al 4,2 di ottobre, già novembre è il livello più alto in un decennio. Ecco, da qui in poi se aumenterà ovviamente andremo a battere altri record negativi tornando più indietro nel tempo, quindi parliamo già di
di un livello di inflazione che si scosta molto da quello che è considerato salutare e che comincia a essere un problema serio. Però, almeno dall'informazione che ho potuto raccogliere, la Bank of England non andrà a toccare i tassi di interessi, anche se si trova di fronte a un livello record per quello che riguarda l'inflazione, ma soprattutto con la Gran Bretagna che è rimpiombata nella terza, quarta, quinta ondata. Assolutamente, sì. Lì non si contano, però devo dire che i problemi del Covid sono molto sopravvalutati nelle stime, ma in realtà nascondono, sono indicatori di altre cose, perché come tutti sappiamo e come tutti sanno, ad esempio l'ondata di Omicron in Gran Bretagna ha riportato quel paese a 50-60 mila casi di contagio al mondo, ma se andate a vedere i decessi sono sotto i 50 al giorno, quindi non è tanto quello il problema è che la Gran Bretagna continua ad avere un'emorragia costante di capitali e di lavoro, perché le imprese che in passato avevano aperto le loro sedi nella City continuano a migrare verso il continente, perché la Brexit è stato un pessimo affare per tutte alla fine. Quindi ecco, la Gran Bretagna ha un problema strutturale molto grossi, nel senso che le promesse della Brexit non sono state mantenute, anche perché in parte erano di fantasia, cioè l'idea di ricostruire una comunità economica attorno all'Unione Europea, attorno alla Gran Bretagna come ai tempi della Regina Vittoria, era qualcosa di campato per aria. Soprattutto si sono trovati adesso con Joe Biden, che non è per niente contento non era per niente contento della Brexit, lui è stato sempre a fianco all'Irlanda, ad esempio. Quindi la Gran Bretagna è in difficoltà, è in seria difficoltà, un po' se la sono cercata, un po' li è toccata, però credo che come nel resto, come con la BCE, e tra l'altro arriva un segnale anche dell'Australia, anche la Banca Centrale Australiana oggi o domani deve stabilire cosa fare. Prevale un po' la conservazione della situazione precedente, anche se gli indicatori giustamente incoraggerebbero a prendere delle misure più radicali, prevale invece una tendenza conservativa, perché probabilmente a differenza degli Stati Uniti non vedono ancora il fondo della crisi, e quindi diciamo che nessuno vuole smarcarsi non avendo chiaro il panorama da qui a sei mesi. Ecco, come dicevo all'inizio, pare che questa idea un po' più a lungo termine ce l'abbiano solo gli Stati Uniti, o forse, che è più probabile ancora, solo gli Stati Uniti al momento si possa dire che stanno uscendo dalla crisi. Non so se avrai notato, Manuela, come si sono abbassati i toni con la Cina. Certo, E questo è un indicatore chiaro del fatto che, diciamo, quel dialogo che è venuto alla luce, ad esempio, durante la COP26, cioè all'improvviso quel documento, quella dichiarazione di intenti firmato dalla Cina e dagli Stati Uniti, non fossero altro, io all'epoca l'ho detto da altre parti, non fossero altro che, diciamo, il segnale visibile che era in corso un tentativo di riconciliazione delle posizioni tra Stati Uniti e Cina dopo i grandi malintesi, dopo i tentativi di guerra commerciale dell'amministrazione Trump, e che questo avrebbe portato a un rasserenamento del clima internazionale. Io non ho dubbi che la carestia di microchip eccetera c'entri con questo problema, con questa tensione, perché è ovvio, una delle armi che aveva la Cina per negoziare questo. Assolutamente. E quindi dicevo, il silenzio della Cina e la decisione all'improvviso, almeno da un mese all'altro, per l'altro, degli Stati Uniti di dire ok, si volta a pagina, si va avanti, a me fa capire chiaramente che loro vedono già la fine, ma non ce l'hanno ancora raccontato e noi ancora non la vediamo. No, è vero, questo è un elemento che effettivamente valeva la pena mettere in superficie, perché è passato un po' in secondo piano, no? Magari non si collega subito, non si coglie subito. Senti Alfredo, ma questo ruolo faccio apposta a giocare sul gioco, a usare un gioco di parole, questo ruolo centrale delle banche centrali, fino a quando rimarrà? Perché poi abbiamo visto, appunto, adesso, senza nulla togliere al fatto che è chiaro che le banche centrali hanno dovuto accompagnare i mercati in fasi veramente
rischiosi e comunque precarie. Cioè, non dimentichiamoci che appunto l'intervento delle banche centrali non è solo stato dall'inizio dell'emergenza Covid, c'era già, no? Perché stavamo uscendo piano piano dalla precedente crisi. Poi ovviamente è arrivato il Covid e questo ha sballato ulteriormente gli equilibri, però chiaramente vediamo che poi strada facendo qualche errore si può commettere, quindi sostanzialmente poi non si sa mai quando allentare la presa. Sappiamo molto bene, e poi mi taccio, che i mercati devono essere in grado di sorreggersi da soli, no? Il ruolo così predominante delle banche centrali deve essere solo legato a momenti di emergenza, quindi dovrebbe essere una tantum. Così non è stato negli ultimi anni e perciò la domanda è, ripeto, è molto semplice, ma può includere tantissimi aspetti. Cioè, Certo. fino a quando dobbiamo considerare che i mercati avranno davvero bisogno della stampella delle banche? Cioè, chiamiamola stampella, diciamo che ci stiamo un po', stiamo cercando un po' di rialzarci, ecco, e dovremmo cercare di rialzarci, però sempre con un po' di aiuto. No, bellissimo, è un punto centrale questo, Manuela, perché in tanti anni, cioè in tanti anni, intendo dire da 20 anni a questa parte almeno, le banche centrali hanno avuto un ruolo da sostituti della politica, pur essendo cose separate, come sappiamo, le banche centrali, autonome, eccetera. Comunque, nel ventennio scorso, in cui la politica, cioè gli stati, i governi, hanno fatto il possibile per stare fuori dal mercato, tra l'altro introducendo anche tutte le normative in molti paesi per quello che riguarda la libertà di mercato, la concorrenza, eccetera, l'antitrust e tutte queste misure che agevolano ovviamente la crescita del mercato e della sua indipendenza. Quindi lo Stato ha fatto praticamente nulla, non ha fatto interventi sull'economia, la politica è rimasta in qualche modo patrimonio delle banche centrali. E quindi noi abbiamo avuto negli ultimi 20 anni un duetto, perché sostanzialmente le politiche economiche si giocavano tutti tra ciò che indicavano i mercati e ciò che dicevano le banche centrali. Cosa succede con la pandemia? Entra in scena un terzo componente, cioè non è più un duopolio ma una trilogia, nel senso che lo Stato è tornato prepotentemente a operare sui mercati. Come? Attraverso i piani di salvataggio, anzitutto durante l'emergenza a salvare l'economia. Non possiamo dimenticarci lo sforzo che hanno fatto gli stati per tenere in piedi l'occupazione, per tenere in piedi le aziende, i vari ristori, i crediti, case integrazioni. È stato uno sforzo titanico che ha fatto la politica indebitandosi per sostenere il mercato. E questo conto si paga, e questo Sì. conto si sta pagando ora, perché poi non soltanto si è fatto quello, ma con i maxi piani degli Stati Uniti, piuttosto che con il grande piano europeo di resilienza. Lo Stato sta dando anche un indirizzo al mercato, cioè io metto tutti questi soldi sulla bilancia, se voi vi occuperete di digitale, di ambiente, bla 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 bla, quindi sta dettando agenda all'economia. E questo non succedeva, io ho detto 20 anni, diciamo anche 30, non succedeva da moltissimo tempo, non succedeva agli anni 90, che la politica in modo così prepotente detti agenda mettendo anche i soldi sulla bilancia al mercato. Quindi ecco qua che si complica un po' la vicenda, perché non è più mercato, il rapporto tra mercato Certo, e banche centrali, assolutamente. ma c'è lo Stato, che è lo Stato quello che alla fine sta pagando la posta in gioco. E quindi, qual è la domanda che tu ponevi prima? Ma Biden, conviene quello che ha deciso ieri Powell? E ti ho detto ni, al momento forse ancora no, ma tra un po' lo vedremo. E questa è una novità, che possa esserci un conflitto tra ciò che diciamo, ha in mente la politica e ciò che hanno in mente le banche centrali, che sicuramente se lo vedremo negli Stati Uniti, Sì, perché negli Stati Uniti è veramente la vero. Fed è un'entità così. Da noi la BCE, per carità, ricalca quelle modalità, ma è un'entità molto più politica per il semplice fatto che rappresenta una moneta che è fatta da 12 stati diversi. Quindi diciamo che l'influenza della politica in Europa è molto più forte, ben lo sa Mario Draghi quando era presidente della BCE. Però ecco, la novità per me, Manuela, resta questa, cioè il fatto che dagli anni 90, cioè da quando lo Stato praticamente si era ritirato dall'economia, restava come prestatore di ultima istanza, come diciamo controllore ovviamente, adesso oltre a mantenere questi ruoli ha aggiunto in modo massiccio
il ruolo di rianimatore delle politiche economiche, ma di indirizzo delle politiche economiche, che vuol dire di segnale, anzi non di segnale, di indicazione chiare al mercato: se voi vi occupate di digitale, se voi vi occupate di transizione ecologica, qua ci sono i soldi, se non vi occupate di questo sono fatti assolutamente, vostri. Assolutamente. E quindi ecco, questa è la novità, la politica economica non è fatta più dal mercato, dalla BCE, ma è fatta anche dagli stati. Chi lo avrebbe mai detto questo 30 anni fa? Assolutamente nessuno. Questa è una delle conseguenze impreviste, c'è il ritorno dello Stato all'economia. Poi ricordiamo, con tutti i trucchi e trucchetti, perché poi i dazi, stanno partendo dazi, contributi abbattimento dei costi di produzione, sta succedendo, sì, un po' di tutte cose che pensavamo facessero parte del manuale di storia dell'economia, e invece stiamo vedendo in diretta. Va bene, Alfredo, sempre molto illuminante ovviamente il tuo intervento, perché apre delle riflessioni che, ripeto, si fanno meno, perché naturalmente adesso siamo concentrati sempre sulle questioni che leggiamo ovunque, però effettivamente dobbiamo miscelare tutto proprio in prospettiva futura, proprio per quando la situazione magari, e speriamo, ma succederà prima o poi, si calmierà, quando non avremo più anche le emergenze che abbiamo oggi. Io ti ringrazio moltissimo, ringrazio Alfredo Luis Somoza, presidente ICEI, ricordiamo Istituto di Cooperazione Economica Internazionale, e a presto, ti seguiamo sui tuoi canali, a presto anche sulle fonti TV. Grazie a te, buon lavoro a tutti. Buon lavoro.